Dunque, la prossima relazione, vi dico che sono molto emozionato di presentare il prossimo relatore, perché direi che è un dono, che è un regalo grande che mi ha fatto nell'essere qua. Grazie professore, perché so quanti impegni ha e soprattutto quanto fa per tutto quello che è la sua passione. Il professore è un pediatra, neonatologo, Università di Cagliari, e la relazione Torino 3 marzo, questa, vero? Short Torino. Aspetta, eccolo qua. Eccoci qui, aspetti che la condivido. Professor Vassilio Fanos, grazie. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Giorgio Terziani per questo invito, ringrazio anche i relatori precedenti che hanno asfaltato la strada alla mia chiacchierata, saluto la professoressa Fenus, è ancora collegata, e non posso non salutare il mio maestro, professor Claudio Fabris di Torino, che mi ha fatto l'onore di venire a sentire questa mia chiacchierata. Il titolo che mi è stato dato sarebbe in grado di far scappare chiunque dalla sala, tra l'altro è il titolo più lungo che ho mai ricevuto in questi anni di onesta carriera di relatore. Mi ha fatto venire in mente questi due titoli lunghissimi del cinema italiano. Non ho conflitti di interesse per questa mia chiacchierata. Questa è la scaletta della mia presentazione. Vedete che c'è scritto un salto nel futuro, ma in realtà un salto nel presente, perché quello che vi racconto è una cosa che si può fare oggi. Penso di poter andare avanti velocemente, è già stato detto cos'è l'epigenetica, la scienza che studia l'accessibilità dei nostri geni, una definizione molto moderna. Solo per dire quanto sia importante l'epigenetica, un neurone e un linfocita hanno lo stesso patrimonio, diciamo a livello dei geni, però guardate, sono due cellule completamente diverse, quindi è molto importante l'ambiente. Si è parlato di interruttori epigenetici, regola mnemonica, acetilazione A, accendo i geni, metilazione M, mortificazione, spengo i geni. Tutto questo ha a che vedere con i big data, io lo pronuncio orgogliosamente alla latina, e con i sistemi complessi. E l'esposoma, poi, oggi è un concetto molto importante in ambito di salute ambientale. Abbiamo bisogno di enormi quantità di dati del paziente e dell'ambiente dove vive. Poi, molto importante non sono solo i big data, sono anche i long data, perché grazie all'intelligenza artificiale noi possiamo dire se abbiamo 30 milioni di lastre, come andrà a finire, non solo facciamo la diagnosi, ma come andrà a finire quel paziente dopo un anno, due anni, cinque anni, dieci anni. Un altro concetto molto importante, io faccio il pediatra, tra l'altro io ho fatto anche un percorso inverso, cioè faccio il pediatra, ma adesso mi occupo anche di Alzheimer, di Parkinson, di demenza, di infezione biurinaria dell'anziano, quindi è un uroboros, no? È un continuo, siamo noi che abbiamo delle classificazioni. È molto importante il concetto dei 1000 giorni, io agli specializzandi e agli studenti dico 1000 giorni di te e di me, è un verso bellissimo che voleva dire tutt'altro, ma serve per far capire l'importanza dei 1000 giorni dal concepimento. Non va avanti adesso. E come i primi 9 mesi di vita modellano la nostra vita, una famosissima copertina, già un'altra è stata fatta vedere prima, e quindi dove comincia la salute? Health vuol dire good health, vuol dire bad health, buona o cattiva salute. Questo non è ancora uscito su PubMed, ma è uscito sulla rivista. Mi occupo insieme al professor Fano, astronomo anatomopatologo, di questo argomento dell'ipotesi, che non è più un'ipotesi di Barker, è una certezza sull'importanza dei primi 1000 giorni dal concepimento. Dove siamo ora? Beh, noi siamo qui, siamo all'inizio di una grande
evoluzione, siamo all'inizio di una grande rivoluzione, in inglese evolution, mettete davanti una R e viene fuori revolution. Perché? Perché abbiamo le discipline omiche, dal suffisso greco oma, che vuol dire tutto, un approccio olistico. I ragazzi mi dicono, quando pensano all'olismo, pensano alla massaggiatrice olistica di Aldo, Giovanni e Giacomo. Dico no raga, il concetto è molto scientifico, molto serio. Queste sono alcune delle oltre 100 discipline omiche e io mi occupo da molti anni della metabolomica, da oltre 16 anni, ma è stata ricordata più volte la microbiomica, l'importanza del microbioma. Tante discipline omiche, ma un'unica salute. Ricordiamoci che la medicina è un fatto squisitamente individuale. Mio figlio, la mia bambina, Giovanni, Francesca, Maria. Abbiamo scoperto delle cose incredibili, ci sono dei colpi di scena, che persino i gemelli identici non sono identici, hanno lo stesso genoma, a parte il fatto che possono essere discordanti, per esempio per l'autismo, ma hanno un diverso epigenoma, epi ancora dal greco vuol dire sto sopra il genoma, sono più importanti del genoma e centofata per l'1-2% delle malattie monogeniche monofattoriali. Quindi vedete abbiamo l'ecetiloma, il metiloma, il microbioma, il metaboloma, il chimerismoma, l'inflammasoma, il citochinoma. E tutto questo fa il fenoma, ciò che noi siamo in condizioni di normalità, il disesoma, ciò che noi siamo in condizioni di patologia. Io sono cresciuto con la medicina basata sull'intuizione. Noi siamo qui oggi, la evidence-based medicine. C'è grande silenzio in sala, mi fa piacere. Se sentite, sta scricchiolando la evidence-based medicine. Sta scricchiolando mentre io sto parlando, perché stiamo andando verso la medicina di precisione. Queste tre frasi sono importanti, non ho tempo per parlarvene, però sembrano giochi di parole. Non è importante solo la evidence-based medicine, ma anche la medicine-based evidence. Possibile che io faccio il pediatra a 40 anni, quello che ho fatto non vale. E ancora, l'assenza di evidenza non è evidenza dell'assenza, sembra un altro gioco di parole, no? Questo quadratino, il cioccolatino o il diamante che passa di qua e di là in base agli studi clinici. Quello che pensiamo di fare bene, in realtà noi pratichiamo la medicina della imprecisione. Volete un esempio? Uno dei 10 farmaci più venduti negli Stati Uniti funziona in un paziente su 25, ma scusate, gli altri 24? Cioè io devo trattare 25 pazienti perché uno stia bene, gli altri 24 magari hanno un eritema fisso da farmaci, un aumento delle transaminasi, un'insufficienza renale acuta, un'insufficienza epatica acuta. Quindi noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di più. No, va avanti. Sì, prossima. Mi spiace fare l'esempio con le pistole nel mondo di oggi, delle armi e delle guerre, ma noi siamo oggi qui, poca precisione, poca accuratezza, mentre invece con le discipline omiche noi andiamo all'eccellente precisione, all'eccellente accuratezza. Io mi occupo da molti anni di questi argomenti, mi sono rimesso a studiare tanto. E questi sono i nuovi linguaggi della medicina. Ci sono dei giovani in sala, voi sicuramente tratterete queste cose, alcune le abbiamo già sentite. Sono andato a scomodare Aristotele, che ha detto che il tutto non corrisponde alla somma delle parti. Io sono stato costretto a occuparmi di microbiomica facendo metabolomica, perché tutta la metabolomica e i metaboliti dell'organismo sono l'espressione del funzionamento del microbiota nel nostro organismo. Il libro è stato tradotto in diverse lingue, in inglese, questo in greco, sta uscendo in rumeno. E questi sono i nuovi linguaggi della medicina per quanto riguarda il microbiota. Ci sono delle parolacce, olobionte, no, ma olobionte sarai tu, no? La mamma col suo microbiota, il feto, la placenta sono un olobionte. Fino, anche qui non ho tempo per parlare, ma arriviamo al trapianto fecale. Questi sono alcuni dei solo pochi dei metaboliti, alcuni sono già stati citati molto importanti, gli acidi grassi a catena corta, di come dialogano tra di loro cellule, batteri.
Perché la metabolomica? Io non ho un buon rapporto con i giornalisti, però in questo caso il giornalista di Repubblica ha colto l'essenza, l'impronta individuale come chiave di una medicina personalizzata. Quindi una rivoluzione nella cura e anche nella prevenzione delle malattie. Cosa fa la metabolomica? È chiamata anche lo stetoscopio dei nostri tempi, ha a che vedere con la medicina personalizzata, ha a che vedere con la medicina di precisione. E questa è la biochimica tradizionale, un pescatore che pesca un unico pesce. Io vivo a 3 metri dal mare, per fortuna nella magnifica Sardegna, è difficilissimo che veda un pescatore pescare un pesce. La metabolomica è questo: pesco tutti i pesci che ci sono, doso tutto quello che c'è e poi vedo che magari c'è un pesce che vive solo nella costa meridionale dell'isola di Cebu nelle Filippine, quindi ho la mia latitudine e la mia longitudine, so da dove partire. È importante la metabolomica. Guardate queste 3 pennellate, 83.000 lavori su PubMed, non 8.800, 83.000. Chi è che conosce la metabolomica prima che ne parli oggi a parte le prime file? Alzi la mano. Ecco, solitamente in Europa un medico su 10 sa cos'è la metabolomica. Eppure abbiamo anche questo, il Massachusetts Institute of Technology dice che è una delle 10 tecnologie che cambierà il mondo. E ancora guardate l'entità degli investimenti nella ricerca nei paesi ad alto contenuto sociosanitario. Perché la metabolomica? Io mangio un piatto di spaghetti, cosa succede al genoma? Nulla, al proteoma qualcosa dopo qualche ora. Al metaboloma i miei ragazzi dicono un grande casino, poco scientifico ma esprime bene il concetto. Ma voi direte, a me non interessa, no, so che vi interessa la nutrizione, che è il fattore epigenetico più importante, però la prossima diapositiva, se ho un infarto miocardico, se ho un attacco d'asma da 6,96 di pH, se ho una patologia acutissima, cosa succede al mio genoma? Nulla. Cosa succede al proteoma? Qualcosa, il paziente è già deceduto, ci interessa. Cosa succede al metaboloma? Un grande casino, sì, però questo grande casino io lo posso decifrare, decodificare nell'interesse di quel paziente per evitare che muoia. E allora vi faccio un esempio neonatale, io faccio il neonatologo. Nascono 3 bambini identici per noi, hanno lo stesso sesso, lo stesso peso, sono appropriati per l'età gestazionale, sono asfittici. Questa è la loro carta d'identità, purtroppo negativa, e hanno delle convulsioni precoci. Li mettiamo in trattamento con l'ipotermia in tutto il mondo e i nostri protocolli, pur essendo uguali, identici dal punto di vista clinico. Paolo, i nomi sono ovviamente fittizi, i casi sono veri. Paolo muore dopo 48 ore, cioè 24 ore prima di completare l'ipotermia. Mario ha un'insufficienza renale ed epatica acuta, al momento della dimissione ha un grave danno neurologico. Non ho bisogno dell'ecografia, della risonanza per capire questo, lo visito. Invece Dario, alla dimissione sembra un neonato uscito dal nido. Allora qual è l'anello mancante? Cos'è che ci sfugge? Cos'è che sfugge oggi alla medicina convenzionale? Ma in realtà esiste un'unica medicina. Sfugge la straordinaria variabilità interindividuale, basale, che aumenta clamorosamente dopo uno stimolo forte. L'asfissia, la sepsi, il digiuno prolungato, quello che volete voi. Se analizziamo le cose attraverso la lente di ingrandimento della metabolomica, Paolo è qui, il suo metaboloma, poi vi dirò esattamente cos'è questo punto, si muove molto poco. Sta in questa zona che purtroppo viene chiamata non solo metaforicamente la valle della morte. Mario va verso la valle della morte con un'insufficienza renale epatica acuta, poi migliora ma ha un grave danno neurologico. Dario sembra un neonato uscito dal nido. Certo, se vedo l'ecografia, risonanza magnetica, vedo che c'è qualcosa che non va assolutamente. Allora vedete quello che la nostra medicina, i nostri protocolli, anch'io odio i protocolli, guai a non averli in condizioni di emergenza. Sfugge la straordinaria variabilità interindividuale, siamo tutti diversi, questi 3 neonati in partenza sono tutti diversi, quindi sopravvivere o morire, sopravvivere con effetti collaterali o no,
dipende da una proprietà intrinseca del soggetto. Non ci credereste mai, ma dipende anche dal microbiota polmonare e intestinale, anche sopravvivere o no. Ci sono alcuni metaboliti come questi, che se non scendono al di sotto di un livello soglia, come questi due soggetti, il neonato muore. Muore però come? Con i nostri protocolli. Alcuni pazienti muoiono perché non li abbiamo trattati abbastanza. Altri pazienti hanno effetti collaterali perché li abbiamo trattati troppo. Abbiamo dato tutti lo stesso protocollo, che vuol dire dare a tutti i signori in sala il 48/8, o tutte le signore in sala la taglia small, o lo stesso profumo, Chanel numero 5. L'impatto cambia clamorosamente in base al tipo di cute, al metaboloma, al microbioma cutaneo. I protocolli che usiamo sono calibrati per la media dei pazienti, ma la media dei pazienti non esiste. Per intuire quello che vi sto dicendo, vi faccio vedere questa installazione artistica che rappresenta la bellezza americana media della donna, secondo l'uomo americano medio. Quello che trattiamo con i nostri protocolli uguali per tutti è questa cosa qui, una cosa che nella realtà non esiste. Ma perché abbiamo scomodato la metabolomica? Avevamo genomica, transcriptomica, proteomica. Perché la metabolomica è così vicina al fenotipo da poter essa stessa essere considerata il fenotipo, mentre il genoma mi dice solo quello che potrebbe accadere, il metaboloma mi dice quello che accade in relazione tra il genoma e ambiente. E come andare a vedere nei cassonetti, come fa la CIA o il KGB, sa tutto di una persona in base a quello che c'è nei cassonetti, nei rifiuti. Come? Che cos'è? Abbiamo già detto il suffisso oma, metaboli, io sono mezzo greco, vuol dire cambiamento, la radice di metabolismo. Quindi cosa sono questi metaboliti che sono l'oggetto di studio delle metabolomiche, che sono stati ricordati dai relatori precedenti? Sono queste sostanze di basso peso molecolare, tutto ciò che pesa meno di 1500 daltons, e insieme costituiscono un'impronta digitale unica di un soggetto in condizioni di normalità e di patologia. E loro esprimono quel grande casino che è la nostra biologia. La biologia è veramente complessa. Questo è l'algoritmo diagnostico, risonanza magnetica, gas cromatografia di massa, liquido massa, qualsiasi liquido biologico, anche pezzi bioptici, si va alla ricerca dei metaboliti discriminanti. Perché il batuffolo di cotone? Perché raccogliamo le urine anche nei bambini molto piccoli, nessun problema con i comitati etici, nessun problema con i genitori, tutto non invasivo. Questo è importante perché vi fa vedere la modalità più semplice, bidimensionale, di rappresentazione di qualcosa che è molto più complesso, triquadre, quinquidimensionale. Quindi vedete qui due gruppi, soggetti sani e soggetti con malattia renale. La cosa sconvolgente in senso positivo è che non c'è la sovrapposizione delle due nuvole, non c'è l'area del grigio. Questa è una delle macchine, comperato anni fa, investendo tutto quello che avevo nella ricerca di risonanza magnetica, e noi diciamo the difference between men and boys is the cost of their toys. Quindi ci divertiamo, tra virgolette, scientificamente con questi strumenti potenti. Meglio mettere le urine, la saliva, il cappello, il liquor, piuttosto che finire noi, o peggio ancora i bambini, in queste macchine asfissianti. Cosa sta sotto la metabolomica? Questo è il sistema gaussiano a cui siamo abituati. Ogni nodo ha poche connessioni, tutti i nodi sono uguali. La metabolomica è questa, ci sono dei nodi più importanti degli altri, sono i nodi verdi, perché? Perché hanno tante connessioni. Per me è stato stupefacente scoprire che il modo con cui scriviamo articoli scientifici, in cui costruiamo reti ferroviarie, reti autostradali, con cui funziona la borsa, con cui abbiamo rapporti sociali, sessuali, con cui funziona Facebook, Twitter, con cui funziona il nostro cervello, è governata da questa legge. Scale Free Networks, o se preferite Hub and Spoke, che per i matematici rappresenta una evoluzione del genere umano. Scendiamo nella realtà. Sono bambini autistici di 10 anni confrontati con i loro fratelli non affetti. Di 3.000 sostanze che riusciamo a dosare nelle urine, cosa c'è, quanta ce n'è, questa sessantina mi dice esattamente, diciamo, qual è la perturbazione del disturbo dello spettro autistico. Più grande il diametro, più importante è il metabolita, verde
aumentato rispetto ai controlli rosso diminuito, maggiore il numero di connessioni, più importante è la zona, la connettomica. Questa zona è più importante di questa zona. Ognuno di questi metaboliti ci racconta una storia. Per esempio, questi tre metaboliti, questo dal nome lunghissimo e impronunciabile, ci dicono che c'è un'enorme, abnorme colonizzazione da clostridi. 9 bambini su 10 autistici hanno 10 volte i clostridi nel loro intestino, che producono acido propionico in eccesso, non sto qui a dilungarmi. Si possono costruire delle reti complicatissime come questa, dove si può calcolare l'impatto nell'autismo di ogni singolo metabolita, di ogni singola connessione, con una precisione straordinaria rispetto a quello che facciamo oggi, che possiamo considerare archeologia della medicina. Questo è uno dei nostri ultimi lavori. Come dovrebbe essere fatta la ricerca? Non perché c'è il mio nome, perché l'Associazione dei Bambini Autistici di New York ha chiesto a tutti i ricercatori che avevano pubblicato su questo argomento di dare i dati originali. Quindi enormi quantità di dati, poi hanno soldato 2 geni dell'intelligenza artificiale. È venuto fuori questo lavoro così complesso che è anche difficile da capire per chi ne ha scritto una parte, perché la biologia è troppo complessa per essere compresa dal genere umano e c'è bisogno, lo vedremo, dell'intelligenza artificiale. È possibile costruire delle reti più semplificate che mettono insieme i metaboliti e i batteri o i funghi, perché c'è questo dialogo, questo crosstalk continuo. Bene, dimenticate tutto quello che vi ho detto, cos'è la metabolomica? È un codice a barre. Codici barre che ci dà una quantità straordinaria di informazioni. Nel corso di questi anni abbiamo studiato tantissime situazioni a livello sperimentale nel bambino, nell'adulto, e adesso c'è la parte geriatrica, un'altra cosa interessante è la sportomica, l'applicazione della metabolomica allo sport. Abbiamo studiato giocatori di calcio di Serie A. Vi faccio vedere una carrellata di studi per dire la versatilità, la gravidanza. Si può capire se si è in travaglio attraverso poi la valutazione di metaboliti con tutte le 2 tecnologie, quando ci sono alcuni metaboliti, questo è il più importante, è la glicina, che vuol dire se è ridotta fame d'aria. Valutazione del liquido amniotico delle mamme con infezione da citomegalovirus, anche qui una rete complessa, e i metaboliti sono molto importanti perché si riesce ad arrivare a una sensibilità, una specificità diagnostica elevatissima, molto più alta, quasi il doppio di quella attuale. Questi metaboliti sono gli stessi delle urine dei neonati poi affetti, e questo non stupisce vista l'origine che sappiamo del liquido amniotico. In pronto soccorso, senza sapere nulla dell'anamnesi della mamma, si può dire quale patologia ha senza errore, semplicemente con la metabolomica. Metabolomica della placenta, si può dire senza sapere nulla della storia se la signora ha normopeso o è obesa, e se è obesa ha il diabete o non diabete, semplicemente dai metaboliti della placenta. Uno studio interessante fatto col professor Facchinetti di Modena, che è un grosso esperto: le prime urine della donna in gravidanza riescono ad anticipare la comparsa del diabete gestazionale. Lo stiamo replicando. Se verrà confermato, avremo dei corollari pratici interessanti. Studio sull'impatto ambientale, metabolomica placentare. Non posso mostrarvi ancora i dati perché il Ministero non ci ha ancora dato l'autorizzazione. Studio fatto a Cagliari, Milano, Pisa e a Taranto a distanza dal quartiere Tamburi, sotto i 5 km, tra 6 e 10, oltre 10. E però vedete che senza sapere nulla si può dire dove la mamma ha partorito e dove vive da 10 anni in quella zona, perché cambiano completamente, in questo caso, i metaboliti. Vedete, per esempio, la colina, Taranto è più bassa, qualcosa vuole dire. Epigenetica. Questa è l'unica cosa che abbiamo potuto pubblicare finora, ed è uno scale-free network, come quello che ho fatto vedere prima, per quanto riguarda l'acetilazione, la metilazione, la mappa della connettività importante a livello delle placente. La plastica, la bottiglietta che ciascuno di noi ha, la plastica è nella placenta, la plastica è nel liquido amniotico, la plastica è nel latte materno, quindi è importante preoccuparci del mare fuori, ma anche del mare dentro, nel grembo materno, perché lì i primi 1000 giorni di vita si decide quasi certamente il futuro di ogni individuo. Anche i microscopisti elettronici fanno diagnosi solo di quello che si conosce, quindi vedete tutti i pezzi di plastica? Si vedono i globuli rossi,
Questo è una specie di astronave dentro un pericita, vanno negli organelli, vanno dentro i mitocondri e sembra che siano l'innesco della sindrome metabolica, perché i mitocondri perdono forma e funzione, la forma a fagiolo, e diventano circolari o diventano dei parallelepipedi. Quindi sono d'accordo che i mitocondri sono straordinariamente importanti e mi è piaciuto molto il verbo donato dalla madre, no? Il donare, il verbo che uso anch'io. Questo è uno studio europeo, non li abbiamo ancora pubblicati, ma li faccio vedere, sono importanti anche se inquietanti. 481 urine della madre, guardate i bisfenoli, 2 su 3, parabeni, pesticidi, guardate gli ftalati, 9 mamme su 10 hanno nelle urine gli ftalati. E che dire del neonato? Stessa cosa, incredibile in senso negativo. E che dire del latte materno? Stessa cosa. Dobbiamo preoccuparci, dobbiamo fare qualcosa. Che cosa possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare oggi, non tra nel 2034? Latte materno? Abbiamo studiato lungo il latte materno? E il latte materno è molto diverso dalle formule che usiamo. Questi sono latti di mamme pretermine. Vedete, qui c'è un duomo di Milano molto più grande nel latte formulato, perché ci sono dei metaboliti che noi abbiamo chiamato alieni, che non ci sono nel latte materno. Vado veloce qui. Una cosa che abbiamo scoperto è questo, che non tutti i latti materni sono uguali. Perché? Perché dipende dalla genetica, ci sono alcuni latti materni che sono secretori, altri non secretori, e dipende dalla concentrazione degli oligosaccaridi fucosilati, in particolare il 2-fucosillattosio. Perché questo è importante? Perché il latte materno delle madri secretrici è molto più protettivo nei confronti delle infezioni e nella prevenzione delle patologie molto gravi come l'enterocolite necrotizzante, una patologia chirurgica drammatica. Abbiamo studiato tantissime situazioni, questo proprio col gruppo di Torino, sui fortificanti a base di latte d'asina, che è quello più simile al latte materno, anche se non ha molta fortuna, uno per il costo e 2 per collodi. No, quindi non piace molto. Stiamo studiando il metaboloma, il microbioma del latte in tantissime situazioni sperimentali, dalla preeclampsia, ritardo di crescita intrauterina, eccetera, e l'obesità, per capire se questi latti possono essere addizionati di qualcosa, come se mancasse una vitamina, la aumentiamo, oppure se devono essere bloccati in qualcos'altro. Un dato che faccio vedere in anteprima, non ancora pubblicato: il latte delle mamme Covid positive è uguale a quello delle mamme non Covid positive, quindi hanno avuto ragione i neonatologi italiani ed europei a dare sempre il latte materno, che è comunque un vantaggio straordinario rispetto a tutto, mentre per esempio i pediatri cinesi non davano latte materno. Il neonato, vi faccio una breve carrellata, il nostro primo lavoro scientifico del 2009, si può dire l'età gestazionale senza sapere nulla. Si può capire senza sapere nulla se il bambino è nato da parto spontaneo o taglio cesareo, che è una cosa importantissima anche per il microbiota. Questo è importante, abbiamo avuto anche il primo premio del Ministero della Sanità. Soggetti normali, un punto è un riassunto del metaboloma, early onset sepsis, le sepsi precoci, e late onset sepsis, ogni anno muoiono nel mondo 1 milione di neonati per sepsi. E vedete che i valori... ho fatto un guaio. Sono molto diversi, ma medicina personalizzata, un neonatino che ha un'infezione fungina, 1,2 kg, e qui sta andando verso la valle della morte, poi grazie alla terapia migliora, ma dopo 21 giorni ancora lontano dalla situazione di normalità. Diagnosi di malattie metaboliche, l'industria sta puntando tantissimo su questo per ampliare lo spettro delle malattie metaboliche, per fare una diagnosi più precoce. Patologie cardiache come la persistenza del dotto di Botallo, molto importante per i neonatologi. Ho messo qualche diapo in più sui ritardi di crescita intrauterino, visto il contesto dove siamo. E allora, un lavoro di qualche anno fa, urine di soggetti di controllo, soggetti con ritardo di crescita intrauterino. C'è un'enorme escrezione di mionositolo nelle urine, che è un secondo messaggero intracitoplasmatico, soprattutto anche dell'insulina. Abbiamo studiato in questi anni non solo quelli che pesano poco, ma anche quelli che pesano troppo, not enough birth weight, too much birth weight. E questi due gruppi, apparentemente molto diversi,
sono accomunati da un'enorme escrezione di mioinositolo. Io non sono sorpreso di questo, perché questi bambini si presentano a me col biglietto da visita ipoglicemia. Questo è il motivo per cui da grandi soffriranno tutti e due questi gruppi apparentemente diversi di sindrome metabolica. E guardate qui, c'è una nuvola con i bambini di peso appropriato e una nuvola con i bambini di peso troppo piccolo e troppo grande. E guardate qui quelle che vengono chiamate le valigette dagli statistici. Sono galassie lontanissime, l'area sotto la curva è 1, è il sogno del clinico, 100% di sensibilità, 100% di specificità. Enterocolite necrotizzante, si può seguire l'iter di questi bambini e vedere l'importanza di alcuni metaboliti come l'acido gluconico, che è patognomonico di batteri, perché è prodotto solo dalle cellule dei batteri. Si possono costruire delle reti microbiomiche complesse come questa e dire chi fa che cosa. Ci sono dei metaboliti che sono presenti solo nei bambini sani e degli altri che sono presenti solo nei bambini col problema. Quindi stiamo lavorando a degli stick per poter far diagnosi precoce. Quindi io non sono social, però dico ci sono dei metaboliti che sono degli influencer. Quindi seguite i metaboliti influencer e avrete la risposta a molte problematiche. Bambini e adulti. Questo è un atlante delle alterazioni metabolomiche nei bambini con autismo. Abbiamo pubblicato tantissimi lavori. L'importanza dell'asse intestino-microbiota-cervello. Abbiamo studiato 1347 gemelli in un altro studio, un progetto finanziato dall'Europa, valutando l'impatto della genetica, dell'epigenetica e soprattutto della dieta. Una bambina, quella che ci ha dato maggior soddisfazione con sindrome PANS, una bambina che non andava a scuola da 2 anni e mezzo, che aveva perso la grafia, che aveva dei tic, che era ossessionata da tante cose, si voleva buttare sotto la macchina, non abbracciava i genitori da 2 anni e mezzo. Dopo un mese, fatta la terapia, fatte queste cose personalizzate, la bambina è tornata a scuola, ha scritto un tema, ha abbracciato i genitori. I genitori sono venuti dal continente, in Sardegna, per dire o miracolo, non è o miracolo, è la medicina individualizzata di precisione. Il microbiota ci dà delle indicazioni molto importanti, perché per esempio ci può dire che alcuni batteri buoni, che sono i lattobacilli bifidobatteri donati dalla madre, dalla vagina e dal latte materno, sono a zero, così come a zero il Fecalibacterium prausnitzii, mentre la Kermansia mucinifila è aumentata, probabilmente per significato compensatorio, i batteri cattivi, bad boys, come i clostridi, sono alle stelle. Quindi ci dice molte cose. Funghi. Guardate questo bambino, che è un bambino molto aggressivo, ha un'infezione da funghi, come dimostrato da questo picco. Non c'è mai questo picco, l'acido tartarico è espressione dell'infezione da funghi, quindi se non curo l'infezione da funghi il bambino continuerà a essere molto violento. Oggi si possono fare questi studi valutando in maniera molto dettagliata, ci sono questi atlanti che ci danno tante indicazioni su tutta la componente microbiotica e non solo. Abbiamo studiato l'endometriosi, il cancro del colon e del retto, basta un campione di urina per fare diagnosi, senza altre cose. ORL, farmacometabolomica, prima di somministrare il farmaco so già come andrà a finire, se sarà efficace o non tossico. La sportomica, metabolomica nello sport, per la prevenzione degli infortuni. Stiamo studiando le 4 squadre di calcio di Serie A. Questa era quella del Parma, che mi ha mandato i giocatori la maglia di Buffon. Covid, si è persa una grande opportunità. Se si fossero fatti studi metabolomici e applicati studi metabolomici, avremmo trovato molto, molto giovamento e avremmo avuto molti morti in meno. L'ultima frontiera, metabolomica nei vaccini, prevenzione degli effetti collaterali. Quindi non esisterebbero i Novax. Perché si può dire prima della somministrazione se il bambino, per esempio, o l'adulto avrà una miocardite oppure no. Lo studio più stupefacente che abbiamo fatto in questi anni, ragazzi di 24 anni apparentemente sani, questi erano nati sotto il chilo, questi erano nati di 3 chili. Dopo 24 anni mi mandate un campione di urina e senza sapere nulla io dico tu sei nato di 3 chili, tu sei nato sotto il chilo. Perché? Perché nascere sotto il chilo ha modificato il perinatal programmi, l'espressione metabolica e metabolomica per sempre, l'espressione dei geni. 4 minuti intelligenza artificiale,
se c'è tempo. Ricordiamo tutti questo film, il calcolatore Hall, che non ha portato da nessuna parte, anche se diceva che non ne aveva sbagliato nessuno. Guardate questa definizione di intelligenza artificiale, siccome il titolo prevedeva l'intelligenza artificiale, spero che la condividiate, dovrebbe essere condivisibile. Però attenzione, è stata prodotta dall'intelligenza artificiale su se stessa. Quindi il futuro della medicina, che ci piaccia o no, sarà basato sull'intelligenza artificiale, perché la biologia è troppo complessa, un grande casino, davvero un grande casino, per essere compresa solo dalla intelligenza umana. Eppure solo il 3% dell'intelligenza artificiale è utilizzata per la sanità e la salute. È incredibile, è assurdo. E ancora, molti medici hanno paura, sono tecnoscettici, perché hanno paura di che il loro posto venga preso dall'intelligenza artificiale. In realtà i medici che fanno intelligenza artificiale prenderanno il posto di quelli che non la fanno, che non la usano. E ancora, l'intelligenza artificiale può prendere delle decisioni più consistenti, meno umorali rispetto a quelle umane, e potrebbe essere, qui a livello economico, nei consigli di amministrazione c'è un agent di intelligenza artificiale che vota, che ha lo stesso valore degli altri membri del consiglio di amministrazione. Vi consiglio questo libro, visto che non è il mio, quindi non ho conflitto di interesse, perché guardate la differenza tra l'intelligenza umana e quella artificiale, si compenetra magnificamente. Perché aver paura dell'intelligenza artificiale, soprattutto se può risolverci straordinari problemi di salute? Cos'è l'intelligenza artificiale? Questa roba qui, decine di migliaia di tabulati tipo questi, non ci capiamo niente, no? Però cosa fa l'intelligenza artificiale? Vengono fuori delle relazioni inusuali, inaspettate e inattese che ci spiegano di che trattasi. Noi stiamo studiando intensamente tutto ciò e stiamo facendo uno studio sull'esposomica. Quindi tutti i dati clinici dei soggetti in 4 paesi europei, metabolomica e microbiomica, più tutti gli inquinanti ambientali dell'aria, della terra, delle acque, degli acquedotti, una cosa di una complessità, uno prementer, viene fuori, non la TD Student A con B, ma tutto il grande casino semplificato dall'intelligenza artificiale. Quindi 3M, metabolomica, microbiomica, machine learning, cioè intelligenza artificiale, non dimentichiamoci mai la quarta M, che è stata già ricordata, i medical humanities, il rapporto col paziente e con i suoi genitori, nel caso del pediatra. Durante il lockdown ho avuto il privilegio di parlare mezz'ora alla Commissione europea su questo argomento, su queste 3M, e vado a concludere per vostra fortuna. Cosa sono i metaboliti? Il linguaggio segreto dell'organismo, con cui dialogano tra di loro cellule, microorganismi, cellule, microorganismi, nei diversi assi dell'intestino. Il più importante è l'asse intestino, microbiota, cervello, ma c'è quello della cute, c'è quello del fegato, c'è quello del rene. Ci sono degli atlanti, dimmi che metaboliti hai e ti dirò chi sei, che patologia hai, quanto è grave, se risponde al farmaco oppure no, se risponde alla dieta oppure no. Medicina traslazionale, dalla ricerca top al letto del paziente, stiamo studiando, vi dicevo, dei kit per le diverse patologie da usare nel self-help del medico di famiglia, del pediatra di base. Quindi la metabolomica, la microbiomica e le omiche in generale ci consentono il traghettamento dalla medicina di oggi alla medicina del futuro. È già stato detto quella bellissima immagine scritta a penna, la genetica e l'epigenetica scritta a matita, se voglio posso cancellarla. Un premio Nobel ha detto la genetica propone, l'epigenetica dispone. La genetica è un pianoforte con 22.000 tasti, i nostri geni. L'epigenetica è quali tasti suono, con quale sequenza. Casomai viene fuori la sinfonia numero 40 di Mozart, l'uccello di fuoco di Stravinsky. Questo è il mio gruppo, abbiamo vinto moltissimi progetti europei, italiani, eccetera, quindi non posso non ringraziarli, abbiamo tantissime collaborazioni internazionali, anche noi abbiamo una scuola di alta formazione in metabolomica a Bologna. Una roba del futuro? No, questo libro sta uscendo, un libro di pediatria per Sorbona, e c'è un capitolo per gli studenti di medicina, la metabolomica in pediatria. Siamo nel 2034. No, raga, dobbiamo aggiornarci. Vado a chiudere. La vostra domanda finale. La metabolomica è veramente un passo avanti per il futuro? Questa è la mia risposta.
non predico il futuro, ma lo osservo, perché il futuro è già qui. Grazie. Grazie. Grazie di cuore, professore. Lo mettiamo il video? Eh? Grazie, se avete 4 minuti di tempo, una cosa che non c'entra niente, ma a cui tengo tantissimo, anzi, anche se tutto c'entra, io mi occupo da 20 anni della depressione postpartum, oggi riguarda una mamma su 6, abbiamo prodotto questo video che è disponibile su YouTube e vorrei che lo vedessimo insieme, solo 4 minuti il vostro tempo, poi io devo anche scappare se no perdo l'aereo. Doveva essere un bellissimo momento, ma poi è nato lui. Gli voglio bene, ma non riesco a stare con lui per più di 3 ore di fila. Desideravo tanto avere Federico, ma quando è nato non è scattata la scintilla tra noi. Non voglio vedere nessuno. Vorrei essere felice come immaginavo di poter essere felice. Vorrei provare i sentimenti che pensavo di poter provare, invece sono qui ad aspettare. Lo vedo come un intruso, uno che mi sta risucchiando via la vita giorno dopo giorno. Ogni cosa ha perso il suo colore. Non riesco ad amarlo. Agli altri interessa solo il bambino. Dovrei essere contenta. Sto per diventare pazza. Non so quanto ancora reggerò come madre. E quel che è peggio è che non so se reggere sia la cosa giusta. A volte penso che starebbero tutti molto meglio se io non ci fossi più. La depressione postpartum è una condizione molto frequente, interessa una donna su 6, è presente in tutto il mondo, non risparmia nessuna classe sociale. Durante il lockdown la sua frequenza è aumentata significativamente. Non se ne parla molto e spesso viene scambiata col baby blues o il maternity blues, che è invece una condizione molto frequente che interessa oltre la metà delle mamme. Compare fugacemente dopo la nascita del bambino o della bambina e scompare fugacemente, non bisogna fare nulla, non è preoccupante, è un rapido sbalzo dell'umore. La depressione postpartum è invece una depressione vera che ha tutti i segni e i sintomi della depressione e come tale deve essere affrontata. Perché? Perché sto così male adesso che ho il mio bambino? La madre si sente senza forze, sfinita, incapace di decidere qualsiasi cosa, ha la percezione di non poter ricevere aiuto da alcuno e ha la sensazione di non avere speranza. Come affrontare la depressione postpartum? La cosa più importante è parlarne, averne consapevolezza, confidarsi con le persone che ci vogliono bene e ci stanno vicino, ed affidarsi ad uno psicologo, ad uno psichiatra esperto. Diamo voce alle donne, sono le voci delle madri, sono le voci delle mamme. Vincere la depressione postpartum si può.
parlare. Grazie. Professore, grazie di cuore, un onore averla avuta con noi.